Carissimi fratelli, carissime sorelle, a tutti voi desidero buona Pasqua e a tutte le vostre famiglie che tutta la vostra esistenza, anche sulla terra, sia riempita dalla luce del Signore risorto. E con voi tutta la vostra esistenza sia elevata con Cristo. Addio. In modo particolare in quest'anno e nell'anno scorso vi abbiamo presentato il libro L'universo e i suoi abitanti. Voi avete letto, avete seguito diverse esperienze ufologiche, diversi libri. Noi vi abbiamo annunciato il Cristo Signore dell'universo, in cui deve essere tutto ricapitolato. Quello che i cristiani oggi, nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, possono sentire dalla bocca di San Pietro, che Gesù Cristo è diventato il Signore dei vivi e dei defunti. San Paolo dice che ormai la nostra vita è nascosta in Dio per mezzo di Gesù Cristo, però apparirà nella gloria, nella sua manifestazione gloriosa. C'è un altro elemento delle scritture, del Vangelo e di tutte le narrazioni questa settimana liturgica. Incontro con Cristo risorto. Gli apostoli dovevano percorrere una strada ancora per entrare in questa verità, per entrare in un rapporto vitale con Gesù risorto. Allora, a proposito di questa festa oggi, noi vogliamo iniziare con voi un percorso fino alla Pentecoste. Per aiutarvi ad entrare, a familiarizzare con Cristo risorto, con Dio Trino e Uno, per comprenderlo dentro e manifestarlo agli altri. Per questo abbiamo scelto un brano di un messaggio dello Spirito Santo che ci introduce proprio in questa dinamicità di cui vogliamo parlarvi. Il messaggio dello Spirito Santo è del 6 novembre 2011. Si intitola Le cose vecchie sono passate. È a pagina 137 del libro Verso la nuova creazione, volume 4. Chi è per voi Gesù Cristo? Il re dell'universo o Gesù di Nazareth? Non meravigliatevi di questa domanda. Molti cristiani non hanno più la chiara percezione di chi sia Gesù. Egli resta una figura distante, che si conosce per sentito dire più che per esperienza personale. Una figura sviadita dal tempo, al pari dei personaggi della storia che si studiano a scuola e poi si dimenticano non appena si chiudono i libri. Gesù non vive nei libri, anche se sono belli e parlano di lui. Gesù vive nel vostro spirito. Non è rinchiuso in un periodo della vostra storia, ma vive in eterno ed è lo stesso di sempre, perché è Dio. Egli continua ad operare nella vostra storia ora come allora. Non si è fermato in Palestina, ma è salito al cielo e siede alla destra del Padre. È il Signore dell'universo. Non è un personaggio, ma una persona, la seconda persona della Santissima Trinità. Ne siete consapevoli?
Sapete che Gesù Cristo vi porta al Padre, o vi basta semplicemente pregare Gesù? Se non comprendete che Gesù vive per il Padre e desidera portarvi al Padre, non avete compreso del tutto la sua opera. Molti cristiani vedono Gesù nel suo aspetto di crocifisso sofferente e si fermano a compiangerlo o a chiedergli conforto nelle tribolazioni della vita. Questo non è certo sbagliato, perché Gesù è stato vero uomo, sofferente sulla croce. È anche uomo del dolore, che conosce bene la vostra sofferenza e quella del mondo, e che vi aiuta a portare le vostre croci. Tuttavia, occorre fare un passo oltre. Occorre guardare anche alla sua risurrezione e alla sua ascensione al cielo. Risorgendo, Gesù ha ristabilito il primato della vita sulla morte, rendendo visibile in modo evidente la potenza del Padre Creatore che vive e trionfa nel Figlio Redentore, in colui che salva dalla morte l'intera creazione. Gesù è asceso al cielo e siede alla destra del Padre ed intercede per l'intera umanità. Questo vuol dire che l'opera di Gesù non si esaurisce in ciò che ha fatto sulla terra, ma si estende nel tempo e nello spazio per tutta l'eternità. Egli è sempre in azione per condurre il suo popolo alla vera terra promessa, che è la nuova creazione. Essa è una dimensione eterna ed incorrotta, nella quale l'intera umanità, finalmente ricapitolata in Cristo e unita a Lui, sarà introdotta alla fine dei tempi. Sapete che il Padre ed il Figlio operano sempre nella potenza dello Spirito Santo? L'azione di entrambi è inseparabile dalla mia azione. Tutto ciò che il Padre ed il Figlio desiderano lo compiono per mezzo dello Spirito Santo. Io procedo dal Padre e dal Figlio perché sono mandato a compiere ciò che il Padre ed il Figlio vogliono. Non sono però un semplice esecutore di comandi, ma io stesso sono Dio. Perciò i miei desideri coincidono perfettamente con quelli del Padre e di Gesù. Io scruto le profondità di ogni essere vivente, ma prima di tutto scruto le profondità di Dio. Per questo conosco i desideri del Padre e del Figlio, che sono i miei stessi desideri, e possiedo la potenza divina per attuarli. Dio non avrebbe potuto affidare a nessuna creatura la piena realizzazione del suo volere, se non a se stesso. Nessuna creatura, per quanto buona, potrebbe contenere tutta la potenza del pensiero di Dio, né la sua immensa forza. Io sono la terza persona della Santissima Trinità. In me e per mezzo mio si realizza perfettamente la volontà divina trinitaria. Purtroppo molti cristiani mi ignorano e così non mi permettono di agire pienamente in loro. Ma se io non agisco in voi, difficilmente riuscirete a comprendere e a mettere in pratica la volontà di Dio. Vi chiedo di unirvi a me, affinché io possa unirvi al Padre e al Figlio. Desidero che riflettiate sulle cose che vi ho detto e che vi abbandoniate docilmente alla mia azione. Vi avvolgerò nella mia potenza per offrirvi alla Santissima Trinità. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora avete capito che la risurrezione di Cristo operata da Dio Padre nello Spirito Santo
E tutta la dinamicità della nostra anima, tutta la dinamicità della nostra vita, tutta la dinamicità dell'universo. Nulla si capisce fino al fondo se non in questa dinamicità della Santissima Trinità. Fuori questa dinamicità tutte le nostre devozioni diventano piatte. Azioni parziali, non riescono a creare la Chiesa unita nello Spirito Santo, nella Trinità, non riescono a incarnare quello che Gesù Cristo ha voluto, non si realizza niente. Tante cose nella nostra vita, nella vita dell'universo, diventano misteri, ma noi siamo chiamati per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo, a scrutare i misteri che si trasformano in noi nella luce del giorno, nello splendore della gloria di Dio, e capiremo e sapremo dare la risposta alle domande dell'uomo, dell'umanità. È già stato detto che la nostra vita, chi ha scelto Gesù Cristo, e ha deciso morire all'egoismo, è nascosta in Gesù. Gesù ha portato la nostra vita al Padre, come San Paolo spiega bene in diversi punti delle sue lettere. E lo Spirito Santo anima la nostra vita. Allora siamo in questo momento di progredire. Progredire per entrare sempre di più in questo mistero che è il mistero della luce, che apre orizzonti in tutte le dimensioni, che dà il senso alla nostra vita e ci appaga già qui sulla terra. È il momento che quel popolo che crede nella vita di tutto l'universo cominci a entrare in questa luce e cominci a entrare in una comunione con tutti i figli di Dio dell'universo, affinché questa dinamicità si rafforzi in ciascuno di noi e la nostra vita si trasformi e diamo la risposta all'umanità sbalottata dalle idee, dalle false spiritualità, messa alle prove dure, come vediamo ogni giorno, sia per le ragioni economiche, sia per le ragioni di guerre, d'odio. Allora la nostra risposta dovrebbe essere chiara all'umanità. In questo senso invito che percorriamo questa strada sia sul livello individuale, sia sui livelli dei nuclei, perché si allarga sempre di più e si unisca nello Spirito Santo un popolo che comprende questo momento e accetta le grazie di questo momento per dare la luce all'umanità in questo tempo. E io vi benedico tutti quanti perché voi vi immergiate nella presenza di Cristo risorto, così come gli apostoli lo cercavano, o meglio, lui cercava gli apostoli, i discepoli, che lui visiti ciascuno di voi, che visiti le vostre famiglie, il vostro lavoro, che visiti l'ambito della vostra vita, della vostra esistenza, vi riempia di luce e di gioia, che possiate sperimentare la risurrezione come punto di riferimento di tutta la dinamica delle vostre domande e risposte che potete ricevere da Gesù risorto. Benedico voi e
e benedico la vostra comunione con i figli di Dio che percorrono questa strada e desiderano vivere nella Chiesa universale che vuole essere ricapitolata in Cristo Gesù, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.